voci sulla mia promiscuità sono state decisamente gonfiate. Prima ero una ragazza anonima, invisibile agli occhi dell'altro sesso. Se Google Earth fosse stato un ragazzo non mi avrebbe trovata neanche se mi fossi travestita da grattacielo. Una storia originale, eh? Una ragazza delle superiori che si sente anonima. Chi sono? Che significa tutto ciò? Perché sono qui? Bla bla bla. Ma non preoccupatevi, questa non è una di quelle storie. Anche se più o meno è iniziata così. Poi, quando ho cominciato a mentire su una serie di cose personali, ha preso subito vie traverse. Quindi, si sappia fin dall'inizio che io, Olive Pendergast, in possesso delle mie facoltà mentali e di una misura di tette sotto la media, giuro di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità, a partire da adesso. E quale modo migliore di condividere i miei pensieri se non spiattellandoli in rete? Ecco la confessione, parte 1. Il resoconto dozzinale, nonché inquietante, anche se totalmente falso, di come ho perso la verginità con un ragazzo dell'università statale. Una piccola premessa prima di iniziare: ogni storia ha due versioni e questa è la mia versione, quella vera. George non è un nome sexy, George lo affibbia a un orsacchiotto di peluche, non è il nome che urli quando raggiungi l'orgasmo. E con questo a cosa vorresti alludere? A un organismo che ramifica una vegetazione, sì, rinnovando alle radici una comunità stabile. Che aveva capito lei? Questo, ma non lo grido ai quattro venti, qualcuno potrebbe equivocare. Certe allusioni vengono associate a qualsiasi cosa. Certe allusioni? Ma a cosa si riferisce? Rhiannon, Olive, sotto coi libri, quelli non vi molleranno. Siate in voga e niente droga, perché vi romperete le corna. E non trasgredite le regole della nostra comunità. Bene, professor Griffith. Bene. Ma vuoi stare più attenta? Non l'avevo visto. Il professor Griffith è il mio insegnante preferito. Ma dopo i casini che ho combinato non so se sono ancora la sua studentessa preferita. Questa roba fa male. Porta a gravidanze indesiderate e a ogni sorta di disagio. Chiaro? Vi fa sbagliare a montare le ruote della macchina, anche se non ce l'avete. Tieni. E questo è il momento in cui sono iniziati i guai. La bugia che ha dato il via al disastro. Ti prego, Olive, ti prego, ti supplico. Io ti pago, giuro che ti pago. No, è inutile, non posso venire al campeggio con voi. Devo uscire con un ragazzo. Te l'ho già detto, no? E con chi? Non lo conosci? Neanche tu lo conosci, stronzetta certo bugiarda. Certo che lo conosco, perché va allo stesso college di mio fratello. Ok, come si chiama? Rhiannon è quella che si definisce una ragazza di carattere. Un paio di settimane fa mi ha chiesto di andare in campeggio con la sua famiglia, ma non ne avevo nessuna voglia. Un po' perché non mi andava di stare con lei per tutto un weekend, ma soprattutto perché i suoi genitori sono le persone più strane che abbia mai conosciuto. E dire che abito in California. Una volta ho cenato a casa loro e vi giuro che non succederà più. Interessante, cos'è? È un pacciule burger. Lo coltiviamo nell'orto di guerra. Dessert? No, grazie, sto cercando di mantenere la linea. Beh, io ne approfitto. Così le ho mentito e le ho detto che avevo un appuntamento con un amico di mio fratello che si chiamava George. Se sei onesta, devi riconoscerlo. Uno che si chiama George non è sexy. Invece il mio George è sexy, quindi direi di metterci una pietra sopra. Bene, niente campeggio con noi, ti odio, sei una stronza. C'è il tuo latte che ti aspetta. Tu lo vuoi? No. Ecco invece come ho passato il weekend. Ugh! Che schifo di canzone. What you want, but you're never gonna break me. Send stones are never gonna shake me, yo. Oh, wow. I got a puggy, I got a love and I know that it's all mine, oh. Oh, wow. Ma lunedì mattina, quando Rin mi ha chiesto com'era andato il weekend... Incredibile! Sì, è stato un vero galantuomo. Come dice la canzone, sento di avere un amore e so che è tutto mio. Ok, aspetta un momento. Ci sarà una seconda volta? No, non penso. È stato solo uno di quei weekend. Oh, un intero weekend? Sì. No, aspetta un attimo. Che c'è? Non l'hai fatto? No, no che non l'ho fatto. Sei una bugiarda.
Sono sicura che hai perso la verginità. Non è vero. È verissimo, invece. Devi raccontarmi tutto. Io non sono una di quelle. Davvero? Di quelle che lo fanno o di quelle che lo fanno e poi non hanno le palle per confessarlo alla migliore amica? Cosa? Voglio tutti i dettagli. Aspetta! Vieni, stronza. Tu mi dai troppo spesso della stronza, ok? Non è una dimostrazione di amicizia. Ogni dettaglio. Vai, faccia di merda. Non stai andando nella giusta direzione con questo. Dimmelo. Va bene. Noi l'abbiamo fatto. Sì! Finalmente! Ora sei una super troia come me. Non credo che far mettere la faccia di Peter Moore fra le tue tette nello spogliatoio di un magazzino possa promuoverti super troia. C'erano un sacco di persone che passavano, qualcuno poteva anche vederci. Mm-hmm. Ma adesso non stiamo parlando di me, stiamo parlando di te. Che ti ha fatto? È stato normale. Cioè, niente cose... fetish. Non so perché l'ho fatto. Forse la spiegazione è perché era la prima volta che mi sentivo superiore a Ri. Ho iniziato a dire una bugia dietro l'altra. Era un po' come accatastare quei blocchetti di legno dei giochi da bambini. Le candele, sai, le candele della Glad? Quelle. Solo che erano sexy. Delle candele sexy della Glad. Poi lui è stato... Che diavolo hai da guardare, sorella Cristiana? Sto solo ammirando due puttane dichiarate. Mary Ann Bryant è segretaria del consiglio studentesco, presidente del comitato ballo dei fiori d'arancio e presidente del club Croce sul Cuore, un club impegnato a inculcare le sue idee nella mente della gente. Ho paura che sarà un fiasco. L'anno scorso si è battuto per cambiare la mascotte della scuola. Facciamo un bel applauso ai nostri Blue Devils! Quando ci vedono come gli adoratori di Satana in persona. Adesso, dopo tante battaglie, incutiamo meno timore di prima. Un bel applauso ai nostri castori! Ehi! Forza, castori! 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 Quando era più arrapante castori! Quando era in topless. Castori! Sì, ma anche se è vestito da castoro, castori! La fantasia galoppa. Castori! Ora Marianne aveva una nuova causa di cui occuparsi. Me. Il che ci porta alla parte 2. Vale a dire la velocità accelerata della superficialità terminologica, che in realtà è il mio modo presuntuoso di dire che le bugie viaggiano in fretta. E cavoli, se quel giorno la mia superficialità terminologica aveva messo le ali ai piedi. Avete saputo di Oli? Farà più attenzione a quello che dice nella toilette. Senti, in merito a quella questione, non è come credi. Anzi, possiamo parlare un attimo a quattro occhi. Ce la puoi fare? Sì, tranquilla, grazie. Ciao, Nina! Quello che hai sentito ieri nel bagno della scuola non è affatto vero. In realtà è una storia curiosa. Olive, è così che ti chiami, vero? Sì, sì. E tu sei Mary Ann. Ci conosciamo dall'asilo e abbiamo seguito 9 corsi insieme, 10 se calcoli religioni di altre culture, che hai definito fantascienza e che non hai frequentato. Già, senti, non è a me che devi rendere conto per il tuo comportamento depravato. C'è una forza superiore che ti giudicherà per la tua indecenza. Tom Cruise. Spero tanto che Dio abbia il senso dell'umorismo. Se è per questo, ho 17 anni di aneddoti che dimostrano che ce l'ha. Hai voluto la bicicletta? Te la sei andata a cercare ed ecco le conseguenze. Dici che verrò salvata? Okay. E così Mary Ann aveva messo in giro la voce. Per la prima volta le mie imprese sessuali erano oggetto di conversazione. No, mi sono sbagliata, era la seconda volta. La prima volta fu in terza media, quando tutto ciò che desideravo era baciare un ragazzo per cui avevo sempre avuto una cotta. Mi ritrovai in una stanza con Todd per via del gioco della bottiglia. Certo, la canzone che ci accompagnava non rendeva romantica la situazione. Credo che questo sia il momento in cui dovresti infilarmi la lingua in bocca.
Dovrebbe funzionare così. Sì, sì, aspetta un attimo, ok? Secondo il mio cronometro hai 300 secondi abbondanti. Come diavolo fai? Cosa? A fare quei calcoli e a parlare come una donna matura. Tranquillo, non sono così intelligente come sembra. Senti, anche se non facciamo niente, diresti agli altri che ci siamo baciati? Certamente. Grazie, Olive. Di niente, Todd. Sei stata gentile. Quella volta non volevo mentire, anche se poi la falsa notizia non importò a nessuno. Ma dopo che si era saputa l'altra cosa... Ehi, hey, Olive, come stai? Sto benissimo, ragazzo che non conosco. Grazie per avermelo chiesto. Riuscivo solo a pensare... Splendido! Ora sono una sgualdrina. Dovrò farmi un tatuaggio in fondo alla schiena e un piercing che non sia sulla faccia. Lo sapete che ho passato il weekend a casa, vero? Sì. Sì, eri in camera tua. Sì. E potreste testimoniarlo? Sì. Mi prenderei una pallottola in fronte per salvarti. Qui, in mezzo agli occhi. Cavolo, mi farei tagliare la gola, piuttosto che dire a qualcuno un'espressione verbale che tu non vorresti mai che dicessi. Spero che non sia necessario, ma è confortante. Io sono fatto così, è la mia natura, il mio hardware, per intenderci. Carini i pantaloni. Grazie, sono di Costco. Quando diventi più alto te li regalo. Tanto non arriverò mai alla pubertà. Ci arriverai, Chip. La nostra è una famiglia che fiorisce piano, io l'ho raggiunta a 14 anni, lo stesso è accaduto a Olive. Che mi importa, sono stata adottata. Cosa? Dannazione! Ma chi te l'ha detto? Lo sapevo. Avremmo dovuto dirglielo a tempo debito. Stammi a sentire. A volte, anche quando un uomo e una donna si amano moltissimo, come nel nostro caso, i loro organi interni non collaborano come dovrebbero. Allora, perché vuoi che ci prendiamo una pallottola se qualcuno ci chiedesse se hai passato il weekend a casa? Niente, è solo la fabbrica del pettegolezzo. Quale pettegolezzo ha sformato di recente qualcosa di interessante? No, non direi. Le materie prime al solito scarseggiano. Bel gioco di parole. Sei arguta, amore, devi essere imparentata con me. Per via del matrimonio. Ti pare poco? La cosa su cui ci troviamo d'accordo è questa. Io sono stata qui tutto il weekend, intesi? Ricordate quando vi ho detto che Google Earth non mi avrebbe trovata neanche se mi fossi travestita da grattacielo? Beh, il giorno dopo mi avrebbe trovata anche se mi fossi travestita da marciapiede. È questa la bellezza di essere una ragazza delle superiori. Vengono a sapere che hai fatto sesso una volta e bam! Diventi una facile. Con quella bugia non volevo farmi notare, però devo ammetterlo, mi piaceva essere notata. Ebbene, è evidente che Nathaniel Hawthorne è uno scrittore complesso. Persino io ho penato a leggerlo. Devo dire che avevo solo 5 anni, però mi sforzai. Vi semplificherò le cose ricorrendo al rap. Anson, dammi il tempo. Cosa? Dammi il tempo. 4/4. Sì, adulterio, vendetta, delitti d'onore. Fermati, non voglio repare oltre, è una cosa troppo ruffiana ed è già stato fatto fino alla nausea in ogni pessimo film che avete visto negli ultimi anni. Ok? Per ironia della sorte stavamo studiando La lettera scarlatta. Non è sempre così. I libri che leggi in classe sembrano sempre avere un forte legame con qualunque sorta di dramma adolescenziale che stai vivendo. Fatta eccezione per Huckleberry Finn, perché non conosco nessun adolescente che sia scappato con un omaccione di colore. Per chi non ha letto La lettera scarlatta o ha detto di averlo fatto, ma non è vero, accennerò al riassunto. C'è una certa Esther Prynne che ha una relazione con un reverendo, viene denigrata e costretta a esibire una lettera A che sta per adultera. Poi i suoi concittadini capiscono di averla giudicata troppo severamente e che è una brava persona, così muore come una santa. Ma succedono anche tante altre cose. Se vi affibbiano un compito su questo libro, noleggiate la versione originale. Non quella con Demi Moore che recita con un finto accento britannico e si fa un sacco di bagni. Dire che quella versione è stata liberamente adattata è minimizzarne un tantino l'importanza. Quello che dobbiamo sottolineare è che Esther viveva in una cultura diversa. Una cultura in cui il reato peggiore che una donna potesse commettere era proprio l'adulterio. Nina. Credo che Esther Prynne fosse... scusi se mi permetto... una sgualdrina. Una sgualdrina? Mm-hmm. Quindi non la consideri una vittima? Perché dovrei? Un po' se l'è cercata. Secondo me ti dovresti cucire una scarlatta sul tuo guardaroba, abominevole depravata. Secondo me dovresti rifartelo il guardaroba, abominevole stronza. Non fu uno dei miei insulti peggiori, ma fu abbastanza offensivo da farmi spedire dal preside. Sembra che qualcuno sia finito in un vortice perverso.
sembra che qualcuno stia facendo pratica in un'attività a cui sarà costretto per il resto della sua patetica vita. Spero che tu abbia avuto il buon senso di prendere qualche precauzione. Perché? I tuoi l'hanno fatto. Andrai all'inferno. Se tu non ci sei, sarà una pacchia. Posso assicurarti che io non ci sarò. Grazie a Dio. Non mi importa chi ha incominciato, basta che la finiate! Pendergast, come mai sei finita nel mio ufficio? Visto il linguaggio, sarebbe dovuto succedere anni fa. Questa è la prima volta che ho fatto qualcosa di vagamente indisciplinato. Qualcosa di sconcio. Lo so e mi dispiace, sono davvero mortificata. Ti dispiace di averlo detto o di essere stata scovata? Di averlo detto, sono sincera. Un po' mi dispiace anche di essere stata beccata, ma soprattutto di averlo detto. Se dirai un'altra volta una cosa del genere nella mia scuola sarà l'ultima, intesi? Sì! Sai, questa non è una di quelle scuole progressiste dove gli insegnanti vengono chiamati per nome, gli studenti vengono definiti partner nell'istruzione, dove alla fine dell'anno viene organizzata un'asta per raccogliere fondi o dove i genitori più creativi fanno dei musical esagerati sulla salvaguardia della natura! Questa è una scuola pubblica, è chiaro? Se riesco a distogliere le ragazze dal cubo e i ragazzi dagli spinelli, avrò un bonus! Ora, se sarai rispedita un'altra volta nel mio ufficio, verrai mandata via dalla scuola. Spero che il mio messaggio ti sia arrivato. Sì, signore. D'accordo. Almeno credo, voglio dire, a un certo punto ho perso il filo, ma mi sono ripresa. La punizione domani dopo la scuola. E ora... aria. Sì. Sebbene fosse stata la volgarotta che è in me ad aver detto la parolaccia, erano le mie chiappe che si erano cacciate nei guai, un posto dove non erano mai state. Ciao, Oliver. Oh, che peccato, l'illusione è svanita. A Disney World ti condannano alla camera a gas se ti togli la testa. Beh, a dire la verità ti licenziano. Quella è Disneyland, qui a Disney World sono più liberale. È vero, Disney World ha votato per i democratici alle ultime elezioni. Ci vai alla festa di Melody Boston? Non ci ho neanche pensato. Nemmeno io. Mia cugina si sposa, c'è la cena della vigilia. Ci vediamo. Resta così. Anche tu. Castoro. Ti prego, dimmi che le voci sono vere. Certo, ora sono un'abominevole troietta. No, no, mi riferivo al fatto che sei stata sospesa per aver offeso Nina e averla colpita sulla tetta sinistra. Mi preoccupa il modo in cui circolano le notizie in questa scuola. Ri, devo parlarti di una cosa importante. Del momento in cui ti sei trasformata in una figlia di puttana? Mi sono innamorata di te. Ok. Ti prego, dimmi che hai lasciato un marchio su quella faccia rinsecchita. Questo non è vero. Non è la sinistra? Allora è la tetta destra. Io credevo che fossi mancina. Puoi starmi a sentire per un momento? Pa, ok, io non l'ho colpita. Sì, certo, il tuo segreto è al sicuro con me, gattina allupata. Oggi sono stata dal preside. Hai avuto una medaglia, un encomio? Non esattamente, ho usato un linguaggio inappropriato durante la lezione di letteratura. Anche se stiamo leggendo un libro che personalmente ritengo del tutto inappropriato per la nostra età, così mi è sembrato che fosse appropriato. Che cosa hai detto? Ve l'ho detto, ho usato una parola inappropriata. Dimmi solo l'inizio. Un commento maligno da parte di una ragazza spocchiosa. No, volevo dire con quale lettera comincia quella parola. Ah, S. Oh, S. No, vediamo di ragionare. Finitela! Nome, aggettivo o verbo? Nome, ed è una cosa gergale, una parolaccia. Scarabocchio? Sacripante? Un attimo... Schrock, schnach. Questi sono solo suoni, non hanno senso. Componila coi piselli. Oh, che idea, componila coi piselli, forza. D'accordo, accetto la sfida, è divertente. Allora. Ha qualcosa a che fare con il pettegolezzo a cui hai accennato l'altra sera? Eh? Devi confessare qualcosa di antipatico, tesoro. Che significa? Stronca? Quella è una Z, amore. Ed è una parola che ti fa finire nell'ufficio del è preside. È una parolaccia, siediti. Siamo fortunati che la cosa succeda raramente. Altrimenti quale sarebbe la punizione? A letto senza cena, immagino. Il guaio è che ho già finito.
Non si esce. Esatto, non si esce. Si esce. Stasera non si esce, signorina. Credo che la mia mancanza di fascino abbia reso vano anche questo genere di punizione. Essere punita non provocherebbe nessun tipo di conseguenza. Esatto, sì, voglio bene. Aspetta. Scommetto che quella ragazza ha agito con l'esatto stile con cui l'hai definita. No, non ne hai idea. Sapete, oggi ho preso una B al test di ortografia. Bravo, tesoro, ma tanto oggi c'è il correttore ortografico. Stavo scherzando. Qual è il tuo paese d'origine? E così il giorno dopo ho dovuto scontare la punizione che, grazie ai recenti tagli, equivaleva a fare le pulizie. Non vedevo l'ora di farla finita con quella storia. Avevo commesso un reato e ora dovevo scontare la pena. E sarebbe finita lì, se non che... Ci sono delle leggi contro il lavoro minorile. Qui non contano. Alle superiori no. Il preside è come il capitano della nave in acque internazionali. Può anche sposare le coppie. È un po' che non parliamo. Come va, Brenda? Alla grande. Me la sto godendo. Va tutto secondo i piani. Io voglio stare in punizione! Sì, ma perché sei qui? A giudicare dalle tumefazioni sembrava che fossi stato vittima di un agguato. Sì, ma il preside Gibbons è un omofobo. Ecco perché gli ho dato del fascista. Allora è tutto vero. Non so neanche di cosa stai parlando. Del fatto che Gibbons è fascista. Come mai quel nuovo look? Fa molto puttan couture. Oh, non hai saputo? Sono la nuova troietta della scuola. Sì, qualcosa ho sentito. E lui aveva il doppio della tua età? Oh, no, era solo una matricola del college. So anche che ti ha attaccato le piattole. Ma che stronzo! A chi lo dici? In realtà non esiste. Cosa? Il ragazzo con cui sono andata a letto, me lo sono inventato. Dai, sei tu l'autrice del gossip? Indirettamente sì, direi di sì. Aspetta, no, in realtà non sono stata io. Però stai leggendo il gioco, è una cosa masochista. In altre parole? Cioè, tu non sei una vera puttana, vuoi solo che lo pensino gli altri, è patetico. Senza offesa, tesoro, ma credo che tu potresti imparare qualcosina da me, Brando. Stai forse insinuando che mi dovrei atteggiare da etero per piacere alla gente? Veramente originale. Dovresti tenere un corso all'università e chiamarlo La banalità dolorosa di Olive Pendergast, finta troia della scuola. Stavo solo suggerendo che quei simpatici ragazzi che chiamiamo coetanei hanno intuito qualcosa. Prendi Marianne Bryant. Forse quel suo fanatismo religioso snob è tutta una scena, chiaro? No, quella è davvero una fanatica religiosa. Alcuni di noi stanno cercando di nascondersi tra la folla. Beh, allora devi fare di tutto per continuare a nasconderti oppure decidere che non te ne frega niente. Non so ancora se sei un genio o se sei fuori. Sono due cose che vanno a braccetto, caro. Can't we... Nessuna nuova sul fronte George? No, te l'ho già detto, è stata un'avventura da una notte che è finita subito. Sei troppo indifferente sull'argomento. Non dovresti sentirti innamorata in eterno. Certo, sì, immagino di sì, se fossi una delle protagoniste di Gossip Girl. Ah. Però non sono innamorata di George, quindi non me ne frega niente. Sai, Brandy Carter ha detto a Vanessa oggi che sei stata con tre ragazzi in una jacuzzi. Cavolo, è alquanto impegnativo. Comunque immagino che sia sempre meglio che farlo con un vecchio. E chi l'ha detto? Tu lo conosci, Brandon Kidd? Gliel'ha riferito il suo compagno di banco. È gay, vero? Sì. Parlando del diavolo, ciao! Faccio gossip con la mia amica Rhiannon. Lo sai come Rhiannon è... perennemente incavolata, linguaggio tipico da scaricatore, BT. Esatto, BT. Indovinato. BT? Cos'è sì, BT? Okay. Un secondo, che cos'è BT? Okay. Lo voglio sapere, scusa, cos'è Zitti. BT? Cos'è BT? Ciao, dai, ma che cos'è dire? BT? Andiamo. Cosa? Belligerante temperamento? Bella troietta? Belle tette. È il mio identificativo? Grande! Ok, comunque si era, Brandon. Ha detto che ha bisogno di parlarmi. Avrà bisogno di un completino. Certo, belle tette. Grazie! Woohoo! Belle tette! Il giorno seguente ha inaugurato uno scenario scandaloso che ci porta alla parte 3. La scelta di una signora e l'accordo di un galantuomo. Salve! C'è una Olive in casa? Ce n'è una confezione in frigorifero. Mi scusi, devo aver sbagliato l'indirizzo. Scherzavo, accomodati.
Chi gradisce le olive è amico di nostra figlia. Dolcezza! C'è un giovane uomo che ha chiesto di te. Ha detto qualcosa in merito alla fatidica richiesta della tua mano. Oh, adorabile giornata, mamma! Credevo di dover spendere la mia dote in alcol e antidepressivi per alleviare la solitudine. Un ipotetico pretendente, urrà! Che è successo? Oliva, un maschio nella sua camera. Un maschio? Un maschio. Davvero? Un maschio? Un maschio. Un maschio? Un maschio. Wow. Benvenuto! È qui che accade la magia. E come sai, per magia intendo un bel niente. Vuoi uscire con me? Cosa? Cioè, ti va di diventare la mia ragazza? Brandon, un paio d'ore fa mi hai detto di essere un 6 nella scala sessuale di Kinsey. Vero, ma tu mi hai detto che dovevo apparire etero, quindi... Ma non intendevo con me. Tu sei un ragazzo simpatico, ma... Voglio dire, non sei il... mio tipo. Neanche tu sei il mio tipo. Questo lo so, io ho una V dove tu preferiresti un P. Vuoi fare sesso con me o no? Oh, ma allora c'è un equivoco, fratello, hai frainteso il senso del mio discorso. Non era questo che intendevo. Tu intendevi dire che mi dovrei atteggiare da etero finché non esco dall'inferno. Poi potrò essere chi vorrò, a questo ci sono arrivato. Tu lo sai che non ho mai fatto sesso con un ragazzo del college, vero? Cioè, l'ho detto, ma non l'ho fatto. Anzi, l'ho detto a una sola persona che invece... Sai come funziona? È una specie di incendio. Stai dicendo che non dovrei... Non dovrei fare sesso, dovrei solo dire... di averlo fatto con una ragazza? Esatto, esatto. Anna. Guarda. Anna, no. Aspetta. No. Aspetta, scordatelo. Un secondo. Assolutamente no. No. Fammi parlare. Potremmo aiutarci a vicenda. No. Tu vuoi mantenere questa facciata da sgualdrina e io non voglio essere torturato tutti i giorni, ci guadagniamo tutti e due. Come sai che mi piace essere considerata una sgualdrina? Perché solo così ti guardano. Dai, solo una scopata immaginaria e plateale. Tu ti fai di crack e anche di quello buono. Non per forza una scopata, potrebbe anche essere un lemon schizzo, un 5 contro 1. Non conosco questa espressione. Beh, perché sei vergine. Ok. Sai una cosa? Questa non è affatto una soluzione. Ti pago, pago qualunque cifra. Io non voglio essere pagata, Brandon. Fa come ho fatto io e inventati una scopata. È un'assurdità, ma chi vuoi che mi creda? Eh? Tu non ti rendi conto di quanto sia difficile. È un tormento quotidiano andare a scuola. È come essere soffocato. Certo, potremmo fantasticare su come un giorno le cose evolveranno, su come saranno diverse, ma il presente è questo ed è un casino. Va bene, ora c'è un solo modo per aggirarlo e tu l'hai saputo cogliere al volo, quindi ti prego, aiutami. Io non resisto un altro giorno, potrei fare un gesto inconsulto. Io non faccio le cose tanto per farle, intesi? Dovrà essere un evento pubblico. Melody Bostick ha annunciato una festa per domani sera. I tuoi aguzzini saranno tutti presenti e quindi ci andremo insieme. Grazie. Farai grazie. Tutto quello che ti dico e grazie. Griderai ai 420 che io sono sensazionale. Grazie infinite per aver detto di sì. Solo preparati ad accettare le conseguenze. Ah, sì? Che diavolo è un lemon schizzo? È come un Reggie Meloni al rovescio. Vi capisco, come parlate? La sera dopo c'era la festa a casa di Melody Bostick. Lei è la ragazza più popolare della scuola. Infatti, perché è carina e ha un taglio perfetto. Ma soprattutto perché i suoi le lasciano organizzare queste mega feste ogni volta che lei li becca a farlo in piscina. Cosa che, a quanto pare, succede ogni settimana. Io e Brandon siamo arrivati quando la festa era in pieno fermento. Io mi ero fatta prestare un vestito da mia madre e Brandon un giubbotto da me. E abbiamo messo su un piccolo show. Guardate, Olive e Brandon. Come butta? Non te la prendere, ma ci siamo fatti dei cocktail prima dei cocktail. Cioè, prima dei cocktail fatti... cocktail. Guarda, le cose stanno così, Melody Bostick. Ecco, Brandon stava sul punto di raccontarmi una cosetta davvero esilarante, solo che si è interrotto, al che mi chiedevo se non ci fosse un posto tranquillo dove lui possa finire di dirmi quella cosetta esilarante. Non so se hai capito. Sì, vi do la mia camera. In fondo al corridoio a sinistra. Dico! Ma non è Oni, quella con Brandon. Sembra impossibile. Ciao a tutti!
attimo, schiacci! Sono sbronzo, sbronzi, come puttavo! Ah, ricordatevi di mettere un asciugamano sulle lenzuola! Sto per farlo con un grande! Chiudi, chiudi tutto! Sì! Un secondo! Che stai facendo? Rilassati, che diavolo succede a voi gay? Siete così, così disgustati dal corpo femminile? Cosa credi che abbia qui, un ognomo? Guarda che carina. Cos'è, color lavanda? Come mi sta? Che stai facendo? Vieni qui, è questo il tuo posto. Togliti il giubbotto. Coraggio. Vieni qui, di corsa. E adesso grugnisci, grugnisci, fallo sembrare convincente. Ti ho detto di grugnire, non di guaire. Grugnisci. La cosa super interessante. No, fa dei versi che si emettono quando si fa sesso. Santo Dio, sei patetico. Così. Così. Ancora. Ancora! Ancora! Oh, sì! Sì! Oh, cosa fai? Sì. Oh, sì. Sì. Non devi essere per forza così aggressiva! Non ti piace? No! Ah, cos'è? Non ti piace? No, non mi piace! Ora ti piace? Dì la verità! Un po' meglio! Sì. Allora, ti piace. Oh, adesso sì! Ah. Scusate, ragazzi, quello era gay? Sì. Perché era gay? No, non ti fermare! No! No. E chi ti vuole fermare? E chi ti vuole fermare? Di qua cosa tu, dai! Adesso, adesso, ti giro e ti prendo da dietro! La cosa non depone a favore della causa. Non importa, perché io sono eterosessuale! Che fai? Scemo! Sono al settimo cielo! Fantastico! Che cosa incredibile! Sto quasi impazzendo, sì! Sto quasi impazzendo! Senti come puzza! Quanto puzza! Lui ha detto che puzza! Non ho sentito! Scusa, non dovrebbe puzzare! Non lo so, ma in ogni caso non dovresti commentare! Beh, non è proprio un cattivo odore! Sì! Sì! Ancora! Non ti fermare! Forse morto, mi sto divertendo troppo! Pronto per il gran finale? Sì, cosa? Va pure, figliola. Sei un uomo adesso. Ehi. Grazie. Sul serio. Grazie. Oh. Tieni. Perché? La prova. Oh. Come butta? Ehi, maschione! Dai, racconta! Che ti devo dire? Ho paura che fino a domani non camminerò dritto! Cosa? Perché sono Giuco, bastardo! Sì! Ciao, non eri alla cena della vigilia delle nozze di tua cugina? Me ne sono andato, troppa carne al fuoco. Era una battuta. Davvero? Scusa. Allora? Oh, allora, la compagnia è un mortorio. Vuoi un aspersorio? Hai fatto la rima. Mi è spiaciuta. Ma così e poi... Devo andare. Sei proprio sicura? Sì. Ciao. Ciao, ci vediamo. Forse vi sembrerà stupido e credetemi, non è che mi aspettassi dei fuochi d'artificio o un quartetto d'archi e così via, però credevo che fingere di perdere la mia verginità sarebbe stato più, non lo so, speciale. Già, Judy Blume avrebbe dovuto prepararmi. Wow, wow, cacao, cacao, wow. È una canzone bellissima. Ma non so suonare.
Senti, quel ragazzo che è venuto ieri ti ha portato questo qui. Allora puoi metterlo sulla pila dei regali degli altri corteggiatori. Attenta. Sembra un ragazzo simpatico. E l'ho visto anche incredibilmente gay. Sì, quel ragazzo è omosessuale fino al midollo. A scanso di equivoci voglio assicurarti che hai tutto il nostro appoggio. Ti vogliamo bene qualunque sia l'orientamento del tuo partner del sesso opposto. Non ci frequentiamo, mamma. Soprattutto non preoccuparti se alla fine non ci renderai nonni. Anche se in un certo senso speriamo che qualcuno ti ingravidi. Così avremo una seconda occasione per allevare dei figli. Ho una speranza legittima. Sì, ciao. Lo sai, una volta sono uscita con un omosessuale. Anzi, per parecchio tempo. Un sacco di tempo. Signore del cielo, dimmi che non l'hai sposato e ci hai fatto dei figli. No. Ah. No, no, tuo padre è un conservatore decisamente tradizionalista. Troppo tradizionalista, se mi leggi tra le righe. Non ti leggo. Senti, uscendo chiudi la porta. Oh, oh, oh. Oh, continua a camminare, la porta è lì, dritto davanti a te. Guarda, impara. Va a fare un balletto per papà. Oh, oh, brava. Oh. Nel caso in cui tu non faccia acquisti da Target, intanto puoi anche fotterti. Brandon. Ciao, Ri. È vero che ti sei fatta Brandon alla festa di Melody palla di merda, eh? Oh, è questa l'informazione che sta rimbalzando? Hanno messo i manifesti. Beh, se le cose stanno così, credo che sia vero. Il fatto che hai perso la verginità non vuol dire che la puoi sventolare come una bandiera in faccia a tutti. Non la sto sventolando affatto come una bandiera. Ho dovuto saperlo da Jackie Rudeschi. Hai idea di quanto sia imbarazzante scoprire che sei andata a letto con un ragazzo gay da Jackie Rudeschi? Deve essere stato alquanto imbarazzante. E perché non mi hai detto che andavi alla festa? Sarei venuta con te e ti avrei tenuto la fronte. Ri, ti stai forse mettendo al centro del discorso? Ti sei fatta una certa reputazione. E tu cominci a essere un po' bigotta? E mi stai facendo incazzare più del solito. Scusa se penso che sia mio dovere informare la mia unica confidente che tutti, e intendo dire tutti quanti, la definiscono una troia schifosa. Cioè, anche tu credi che io sia una troia schifosa? Guarda, io non volevo crederci, ma penso che sia vero. È questo il tuo identificativo. E tu sei una vergine gelosa. Quindi... Oh. La gente mi riteneva una troia schifosa? Bene, sarei stata la troia più schifosa che avessero mai visto. Sembra che tu stia facendo sesso qui. E io so che non può essere perché ho saputo che stai insieme a un ragazzo omosessuale. Quello non è il mio ragazzo, va bene? Ehi, non giudico. Per carità, siamo tutti figli di Dio e va bene. Anch'io una volta ero gay, per qualche tempo. Non è una mostruosità. Lo provano tutti. Non c'è niente di strano. Papà, ti dispiace chiudere la porta? Va tutto bene? Sì. Sdraiali. L'anagramma di I love. Che cos'è un anagramma? Cercalo sul vocabolario. Qual è il tuo problema? Vuoi davvero sapere qual è il mio problema? No, era una domanda retorica. Non voglio sapere niente sul tuo conto. Guarda che noi non siamo più amici. No. Abbiamo ufficialmente chiuso. Oh, tragedia. E gli rivoglio la mia felpa bianca. Mi stava troppo larga sul petto. Brucia. Finiscila. Che c'è?
Che vuoi fare? Niente. Domani è il giorno della Terra. Ragazzi, abbiamo un problema. Olive Pendergast. Dobbiamo pregare per lei. Amen. Però dobbiamo anche cacciarla dalla nostra scuola. Amen. Immagino che saprete cos'è successo alla festa di Melody. Io c'ero e ho sentito tutto quanto. Non è una cosa di cui vantarsi, Kurt. Scusa, però io c'ero. Io ho provato a convertirla, ma quella ragazza è refrattaria a ogni tipo di aiuto. Qualcuno di voi crede di poterle parlare in modo da farle capire che vive nell'errore? Coraggio. Scusate, ragazzi. Forse sono stupida. No, non è vero, Marianne. Sei autentica. Autentica. Vero. Sì, è vero. Gesù autentica. Ci insegna che dobbiamo amare tutti, anche le sgualdrine e gli omosessuali, ma è così difficile. È difficile perché intanto loro continuano nel loro errore. È vero. Fatemi una promessa. Fatela a Dio una promessa. In questo istante, adesso, che cercheremo di rimanere puri e casti fino al matrimonio. Lo promettiamo. Fenomeno, 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 fenomeno. Vi voglio bene, ragazzi. Dio vi benedica. Andiamo a salvare la vita degli altri. Mai. Siamo benedetti, ragazzi. Siamo benedetti. When Israel was in Egypt's land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand. Let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt's land. Tell old Pharaoh to let my people go. To let my people go. To let my people, to let my people, to let my people go. Non sapevo perché fossero tanto sconvolti. Mi ero cucita un asso i vestiti come avevano chiesto. Forse erano sconvolti perché indossavo dei vestiti più piccoli di due taglie. Ehi, Olive! L'altra sera hai perso la tua scarpetta di cristallo. Sì, mi sono anche sporcata il vestito con la zucca. Se la di. Oui, ma chérie. Bravo, hai fatto la rima. Wow. Avremmo rivisitato la stanza di Melody. Oh mio Dio, successi a casa di Melody Bostic, è vero? Già. Non l'hai dimenticata? Andiamo, chi dimentica il primo quasi bacio? Ciao, Oli. Evan, ehi, che si dice? Sati, ce l'hai un secondo? Di che si tratta? Non ti arrabbiare, ma Brandon mi ha detto quello che hai fatto. Oh, beh, tranquillo, è stata una cosa eccitante anche per me. No, lui mi ha detto la verità. Non è che potresti fare lo stesso con me. Sparisci, Evan. Aspetta, io ti pago. Tra 6 secondi ti do uno schiaffo talmente forte che ti faccio sanguinare anche le papille. Dove? Davanti a tutti? No. Sai, non mi serve il tuo permesso. Cosa? Insomma, visto come stanno andando le cose, io diventerei credibile con estrema facilità. Mi stai minacciando per caso? $100, va bene? Sei così ripugnante? Lo sono. È questo il problema. Non importa. Scusa tanto. Non dovevo chiederlo. Sono solo uno sfigato. Quando finirà questo strazio di scuola? Cazzo! Voglio un buono regalo da $100 che dovrai depositare nel mio armadietto entro mezzogiorno. Preferirei The Gap, ma accetto anche Amazon.com o Office Max. Anzi, meglio di Office Max. Ho messo gli occhi su un label maker. Noi non abbiamo fatto sesso, ok? Ti ho fatto palpeggiare le tette e per te è stata la gloria nei cieli. Niente a che vedere con qualsiasi altra esperienza del passato, incluse le torte. Chiaro? Scusa, $100 per essere andato in seconda base? Sì, esatto. Ma non è un prezzo esorbitante? Mettiamoci anche una tastatina al sedere o una strusciatina? Quanti anni hai, 9? Quanti te ne pare? Allora ci stai? Questo... Sì, va bene. Affare fatto. Grazie, Olive. Sai qual è la cosa triste? Se mi avessi chiamato e mi avessi chiesto di uscire, io avrei accettato. Davvero? Ti va di uscire con me? Adesso è tardi, cazzone. Non dovrebbe sorprendere che la notizia che mi facessi pagare per fare sesso si era diffusa più velocemente del... più velocemente di quanto si fosse diffuso il primo pettegolezzo. Wait patiently.
Ma per chi sapeva la verità, io ero entrata in affari e che mi piacesse o meno, avevo messo insieme tantissimi clienti. Il Lord mi diede un buono da $100 di Best Buy per raccontare che l'avevamo fatto dietro la biblioteca. Eric Ling me ne diede uno di TJ Maxx per dire che l'avevamo fatto durante la lezione di chimica. Mi arrivò un buono da $90 dalla Panda Express in modo che Ryan Dukes potesse dire che io gliel'avevo fatta vedere ma che lui si era rifiutato. Chris Miller, da grande spendaccione qual è, mi diede dei biglietti per il cinema del valore di $40 per un finto Lemon Schizzo. Avevano una data di scadenza ed erano validi solo per degli stupidi film stranieri. Salve, uno per Der Scharlachrote Buchstabe. Sempre meglio dell'offerta di Sanjay Chandrasekhar. Fai sul serio. Un buono sconto. Il 20% da Bath & Body Works, è questo che vale per te il nostro finto appuntamento segreto? Io ho sconvolto il tuo mondo. Più di quello non posso. Non è un mio problema, amico. Lo sapevo benissimo che era indiano, ma chissà perché tutta quella clandestinità mi aveva spinto a parlare spagnolo. Sparisci, ese. Ok. Che fine ha fatto la cavalleria? Esiste soltanto nei film degli anni Ottanta. Voglio John Cusack con un boombox fuori dalla mia finestra. Voglio andarmene su un tagliaerba con Patrick Dempsey. Voglio Jake di un compleanno da ricordare che mi aspetta fuori dalla chiesa. Voglio Judd Nelson che alza il pugno al cielo perché sa di avermi conquistata. Voglio che la mia vita sia come quella di un film degli anni Ottanta. Preferibilmente uno di quelli dove c'è un numero da musical senza un motivo apparente. Ma no! No, John Hughes non ha curato la regia della mia vita e quindi, invece di quello, riesco ad avere una confezione di gel antibatterico al ginepro col 10% di sconto. Allora, se siete sempre con me, e spero che siate numerosi, ci avviciniamo alla parte 4. Come io, Olive Pendergast, sono passata da presunta puttana a rovina famiglie. Voleva vedermi? Sì, Olive, accomodati pure. Che è successo? Mi sono accessoriata. Davvero? Credo che tu abbia preso troppo seriamente l'impegno di leggere la lettera scarlatta. In realtà speravo di prendere una... È arrivata? Sì, Qualcuno mormora. Ma è tutto vero. Sto considerando l'idea di diventare un esistenzialista. Non sai di che sto parlando. Accidenti. Da quando gli insegnanti sono informati sulle recenti litanie del gossip? Direi dal momento in cui ogni ragazzo riporta ogni sciocchezza nel mondo di Facebook. Non capisco che gusto ci trovi la tua generazione nel documentare ogni singolo pensiero, ma ti garantisco che quei pensieri non sono diamanti. Ieri Roman ha passato una giornata ok e ha comprato una Coca-Cola Zero alla stazione di servizio. Vi giuro, da paura, fratelli. Ma chi se ne frega? Insiste con la Coca-Cola Zero? Ah, quel Roman è incorreggibile. Cos'è questa messa in scena? C'è qualche motivo che mi sfugge? Io credo che sia il caso di assegnarmi un credito extra per l'immedesimazione. Mi sto davvero impegnando per cercare di capire l'ostracismo puritano descritto da Hawthorne. Sei una dei pochi che ha letto il libro. Se leggo un altro compito di uno dei tuoi compagni di classe che parla di quanto lei sia sensuale nella vasca da bagno, del suo finto accento britannico o del fatto che è ancora sposata con Ashton Kutcher, giuro che mi strangolo. Questo è assurdo, perché non guardano la versione originale? So che hai letto il libro. L'ho letto. Senti, voglio chiederti scusa per averti spedito dal preside, davvero, sinceramente, e negherò tutto se lo dici in giro. Facevo il tifo per te come il resto degli studenti. Non so cosa abbia quella Nina, ma la odio. Non lo dirò a nessuno. Tanto nego tutto. Certo. Puoi andare. Va bene. Controllati. Professoressa. Ehi là, ciao, come stai? Alla grandissima. Sì. Non avevo mai visto quella ragazza. Già, la cosa non mi sorprende. Lo so, ma io seguo l'orientamento, dovrei conoscere tutti gli studenti, specie chi si veste da prostituta. Ciao. È bello vederti. Allora. No. Ma fermo. Siamo a scuola, ci sono delle regole, le finestre. Sì.
certo. Senti, fammi un favore, cerca di indagare, credo che stia attraversando una fase. Aspetta, quella non è la ragazza di cui si parla tanto? Infatti. Oh, allora, senz'altro, è una buona idea. Va bene, sai, in ufficio ho un'assistente spocchiosa e fanatica religiosa che butta continuamente fango su di lei. Sono falsità, ma credo che sia ora di affrontare questa cosa. D'accordo, ascolta, stasera che fai per cena? Tu non vieni a casa? Purtroppo ho una riunione riguardo a un ragazzo che ha portato un coltello a scuola. Mi raccomando, intesi? Un coltello da burro, certo, ma sai, dal coltellino al coltellone il passo è breve. Allora, ciao. Sì, ciao. Sto pensando al coltellone, ti aspetto. Ehi, fermo. Faccio gli spaghetti. Fantastico. Con le polpette. Goditi le polpette. A palletta. Goditi le pallette. Temperi le matite. Le fai belle appuntite? Le fai la punta? Ma guarda, guarda, sono così appuntita. Eccola lì che tempera, 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 tempera. Dio, come appuntita. Vieni pure, Oliver. Sei un fenomeno. Allora, ti ho convocata nel mio ufficio per farci, diciamo, una bella chiacchierata riguardo a quello che sta succedendo. Gli insegnanti dell'istituto nutrono qualche preoccupazione. Suo marito? Olive, sembra che tu ti sia sistemata per fare un comizio e, essere sincera, non ho ancora capito di che si tratta. È un problema. Perché, come dice il codice dello studente, la mia gonna non è mai salita sotto il minimo consentito di centimetri. No, non è un problema. In realtà volevo soltanto ricordarti che se c'è un argomento di cui hai urgenza di parlare, puoi rivolgerti a me. Se io mi apro con lei, promette che resterà in confidenza? Sì, io. Vedi, io sono una consulente. Questo è il mio lavoro. In pratica ho una reputazione da difendere. Ah, davvero? Non raccontare a nessuno quello che sto facendo, per favore. Prendili. Coraggio. No, grazie, non mi servono. Oh, sì che ti servono. Tieni, Olive. Tieni, ho detto. Ah, sono essenziali. Non voglio che questa tua condotta ti condizioni la vita. Olive, segui pure il tuo istinto. Fa l'anticonformista quanto vuoi. Ma assicurati di avere una strategia d'uscita. Senta, professoressa Griffith, davvero, questi non mi servono. Vuoi sapere una cosa? La pillola non è efficace al 100%. Chiedilo ai genitori dei tuoi amici. Grazie, puoi andare. Senti, fai entrare il prossimo. Grazie. Sei il prossimo. Coraggio, te la caverai, ok? Vedrai che andrà tutto bene. Trovi un tantino strano che il tuo fidanzato abbia 22 anni e frequenti ancora il liceo? Non credo che siano affari tuoi, sgualdrina. Lui è qui per sua scelta. Cioè, una sua scelta? Frequentare l'ultimo anno per la quarta volta? Che fa? Non studia? È una sua scelta, nel senso che è sua. S maiuscola? Se Dio avesse voluto che si diplomasse, gli avrebbe fornito le risposte giuste. Mi stai prendendo per il culo, vero? Ok, allora perché frignava disperato come un bebè? Ha qualche disfunzione sessuale. Sei una parola che fa rima con sottana. Suo padre e sua madre stanno divorziando. Ascolta. A volte succede che il padre e la madre di un nostro amico arrivino al divorzio, sai, succede. L'importante è ricordare che in genere non è colpa nostra. Ciao, ti saluto. Ma loro frequentano la nostra chiesa. Che penserà la gente? Quanto durano questi tuoi abbracci di solito? Io avrei una fretta del diavolo, pensi di riprenderti? Sì, mi riprenderò, grazie. La professoressa Griffith è bravissima e aiuterà Maika e andrà tutto a gonfie vele. Ecco, hai visto? Brava, è questo lo spirito giusto. Andrà tutto a gonfie vele. Ok. Aspetta, come mai oggi sei così carina con me? Ce l'ho fatta. Ho stabilito un contatto. Mi dispiace per tutto quello che ho detto, mi dispiace davvero. E adesso voglio che diventiamo amiche. Possiamo.
possiamo diventare amiche? Assolutamente sì! Sì! E per un giorno siamo state veramente due buone amiche. Cominciavo a pensare che le cose avrebbero preso un'altra piega. Alla prima ora è arrivato un messaggino. Ehi Bella, ci vediamo dopo la scuola, baci e abbracci. Alla seconda ora avevamo già un modo di scherzare tutto nostro. La tragedia è avvenuta nel laboratorio di falegnameria. E non perché qualcuno si fosse segato un dito, cosa che era già successa. Mike è finito in ospedale, soffre le pene dell'inferno. I dottori non hanno ancora capito che cos'è. Facci coraggio. Occhio. È dolorosissimo, mamma. Sì, è quello che pensavo. Clamidia. Parla, chi ti sei scopato? Dimmelo! Dimmelo! Coraggio! Confesso, ti scoperchio il cervello! Olive! Olive Pendergast! Olive Pendergast! Allora ci sentiamo dopo. Sì, ok, va bene. Quella puttanaccia! Ero appanicato. Ho detto che era un regalo di Olive Pendergast. Io sì, lo so, ma tu al posto mio che avresti detto? Sì, e poi mia madre l'ha detto alla madre di Marianne. L'ho fatto, ci ho provato ad attribuirlo al loro divorzio, ma mia madre non se l'è bevuta. Senti, io devo dirglielo, mi dispiace. No, non mi interessa che mi hai trasmesso la clamidia, è chiaro? Io ti amo e voglio stare sempre con te e nessuno potrà separarci. Né mia madre, né Marianne, e neanche il comitato scolastico o il presidente delle Americhe! Oddio! Oddio! Oh. Che c'è? Che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Sparisci! Oh, perfetto! Sì, perfetto! Oh, mi dispiace, io stavo solo cercando Marianne. Lei lo sa perché è arrabbiata con me e prima mi ha dato una sberla che mi ha fatto stare male. No, la colpa è mia. Mi dispiace tanto, Olive. Mi dispiace perché ho combinato un casino. Un cazzo di casino, che porca troia. Ho combinato un casino. Sì, una cazzo di figura di merda. Un casino bestiale, cazzo. Ok, ora non mi fraintenda. Perché io lo adoro, ma non credo che dovrebbe usare questo linguaggio davanti agli studenti. Sai cos'altro non dovrei fare? Scoparmi quell'uomo. Ma questa cosa non mi ha fermato, porca di quella troia. No, lei... Oh mio Dio. Oh, ma io... Aspetti, io non sto qui a giudicarla, ma oh mio Dio. Un secondo, ma che c'entra con me? Devi sapere che il mio matrimonio non funziona, va bene? Sono mesi che non andiamo a letto, sono mesi, va bene? Così un giorno questo meraviglioso ragazzo si presenta alla mia porta ed è carino con me. E non è neanche minorenne, quindi è legale perché lui frequenta questa scuola da una vita. Certo, non è il cristiano che sembra, tutto chiesa e Bibbia, va bene? Finché scopre che ha contratto la clamidia. E così... Così comincia a dire in giro che l'ha presa da te. È stato costretto a dirlo perché non vuole che perda il lavoro e non vuole neanche ritrovarsi nei guai. Così dice che sei stata tu, mi dispiace. Ma adesso ci penso io. Davvero, Olive, lo dirò a tutti. Spiegherò a tutti che la colpa è solo mia. Sarò allontanata, perderò il lavoro e... quello che devo perdere, tutto si aggiusterà. Forse per me stava diventando un'abitudine aiutare gli oppressi. O forse non riuscivo a sopportare che il matrimonio del mio insegnante preferito andasse a rotoli, ma decisi di rendermi utile. Se vuole, ho la clamidia. Voglio dire, in un certo senso avrei potuto trasmetterla a Maika, chi lo sa? Spesso le donne non mostrano alcun sintomo e qui lo sanno tutti che sto puttaneggiando. Non è vero, non l'hai fatto. Una vera puttana non riesce ad ammetterlo a se stessa, figuriamoci agli altri. Dammi retta. Chiami Maika.
Gli dica che è un coglione e che da oggi è in debito con me. Gli dica anche che ho ammesso di avergli attaccato la clamidia. Quanti abbracci oggi. Andrai all'inferno, Olive! Finirai bruciata tra le fiamme! Forse non avrebbe dovuto sorprendermi che quella gente volesse il mio culo depresso fuori da lì. La cosa buffa è che durante tutta la dimostrazione continuavo a pensare che avrei scritto dei cartelli più azzeccati. Anche se il tizio della Quiznos è stato grandioso. Ecco cosa batte la religione, il capitalismo. E tu che c'entri coi fanatici? Voglio che la scuola sia un posto pulito. Non puoi fare una petizione per togliere le vernici pesanti? La Quiznos, pollo, mostarda e miele. Non ora, Quiznos. Una troia. Ti rovineremo, Olive. Se lo stai facendo perché sono più popolare di te, ricordati solo che non sei una vera... Non confondiamo la popolarità con l'infamia. Pregherò per te. Sei sulla strada, fuori le puttane dalla scuola! Fuori le puttane dalla scuola! Scusa. Stai bene? Va meglio, va molto meglio. Lascia che si fottano quei barbari. Ah, non l'hai saputo. L'ho già fatto io. Avevano coinvolto Rhiannon. Mai sottovalutare il potere degli estremisti come Marianne. Percepiscono qualsiasi debolezza e ti balzano addosso come linci di palude. E il branco diventa sempre più numeroso. Ma almeno loro ce l'hanno, un branco. Ero abituata a starmene da sola, ma non mi ero mai sentita tanto sola. Così ho pensato di saperne di più su quello che andavano in giro a predicare. Salve, c'è un reparto sulla religione? Laggiù, cerca qualcosa di preciso? Sì, la Bibbia. Oh, si trova tra i bestseller accanto a Twilight. Non avevo il tempo di leggermela tutta, perché sono tipo 600 pagine con spaziatura singola. E come ci insegna ogni guerra che si rispetti, ci sono molti modi per interpretarla. Tranne che per la guerra civile, quello è stato razzismo puro. Così mi sono rivolta a un esperto, ma in realtà volevo qualcuno con cui parlare. Mi perdoni, padre, perché ho peccato. Credo che la cosa cominci con questa frase. Sto ripetendo quello che ho visto nei film. Ora da dove inizio? Sto fingendo ormai da tempo di essere... Qual è il modo cattolico per definire una donnaccia? Donnaccia. Non che io stia facendo per davvero le cose che i miei compagni dicono che io abbia fatto, ma non intendo nemmeno negarle. Per cui mi chiedevo, è forse una cosa brutta? È che certe persone... mi hanno supplicata di fare delle cose e io ho accettato. Perché non era vero. Ecco. Era una messa in scena. E nessuno ne soffriva, ma... adesso mi odia mezza scuola. Anch'io mi odio, lo sai? Senta, mi sbaglierò, ma... lei ora non mi dovrebbe rispondere. Farmi dire 10 Ave Maria. Non devo pagare qualcosa, fermarmi sulla casella rossa. C'è nessuno. Dovevo aspettarmelo. Fortunatamente vivo in una città dove ci sono tanti luoghi di culto. Così sono andata a cercarne uno con un essere umano. Cerchi qualcuno? Sì, sto cercando, come si dice, un ministro del culto. Non si chiama ministro? Un reverendo? Sciamano? Si chiama pastore ed è qui. Come posso aiutarti? Qual è la posizione della vostra chiesa su adulterio e menzogna? Sono errori. Sono d'accordo, su tutti i fronti, ma ora sorge un'altra domanda. Supponga che ci sia un inferno. Oh, la Chiesa cristiana riconosce l'esistenza dell'inferno. Ok, allora diciamo che esiste un inferno. Esiste. Non diciamo. A titolo d'esempio volevo dire... Nessun esempio. L'inferno c'è, sotto i nostri piedi. E sopra l'Oriente. Esiste. Allora cosa sarebbe peggio? Mentire o commettere adulterio? Inoltre mentire sull'adulterio vale il doppio oppure... Scusi. Attenta. Ah? Scusami, come hai detto che ti chiami? Io non l'ho detto. Sai una cosa? Ho cambiato idea.
Cerco qualcosa sul giudaismo, così... Scusi. Due cornici. Ferma. Io e gli ebrei abbiamo molto in comune. Un gusto migliore nel campo della moda. Hai finito? Sì. Mi ero inconsapevolmente rivolta al padre della leader indiscussa dei miei persecutori. Quale altro perfetto idiota potrebbe dire che gli è successa una cosa del genere? Bene, ho ristretto il campo a l'altra donna del re. O a non è mai troppo tardi. Grande successo. Perché non possiamo guardare un film per ragazzi? Scegli sempre tu. Perché il membro della famiglia del giorno comanda ogni cosa. Tu sei il membro della famiglia del giorno tutti i giorni. Certo, e c'è una ragione. Sei tu che scegli il membro della famiglia del giorno. Ah, mi stai accusando di nepotismo? Ok, non è mai troppo tardi, non si discute, è la decisione più azzeccata. Sono felice per questa decisione. Vedremo questo film. Ascolta, tesoro, dopo aver visto Non è mai troppo tardi, ricordati che devi depennare, guardare Non è mai troppo tardi dalla lista delle cose da fare. Ragazzi, voglio solo ricordarvi che se vi dicono che ho contratto la clamidia, è assolutamente falso. Dobbiamo tornare su quel discorso, tesoro? No, è solo una cosa che si sta diffondendo. Sai, Olive, niente di quello che dici mi fa sentire meglio. Per non parlare di come ti stai vestendo negli ultimi giorni, non è un rimprovero, ma a volte ricordi una squillo. Mamma! Di lusso, vorrebbe dire. Per i governatori o gli atleti, ma pur sempre una squillo. Ecco. Oh mio Dio, cerco solo di variare l'abbigliamento. E non ho malattie sessuali, capito? Ah. Oh. Fantastico, la figlia dell'anno. Dico solo che se sentite qualcosa del genere, invece di rispondere, fatevi una risata. Tesoro, inizio un tantino a scatenarci l'ansia. Dovremmo essere un tantino preoccupati? No, non credo. Sicura? Sì. Sì, è tutto sotto controllo. Ok. Bene. E allora guardiamoci, Non è mai troppo tardi. Finalmente, finalmente! Dire che tutta questa storia mi aveva sabotato la vita sarebbe una colossale sottostima. Avevo riletto il libro per capire come era stata affrontata la cosa e avevo scoperto che Esther aveva accettato la punizione con mitezza e umiltà, che sono due qualità che non mi appartengono affatto. Malgrado la mia chiacchierata attività sessuale, nessuno mi aveva veramente chiesto di uscire. La gente era eccitatissima di dire che era venuta a letto con me, ma nessuno si era mai impegnato a venirci veramente. Iniziavo a pensare di avere un gnomo là sotto. Finché un giorno... Ciao, Oli. Anson, come va? Mi chiedevo se avessi da fare stasera. In pratica, ti sto invitando a uscire. Che cosa avevi in mente? Prendere una mongolfiera blu, stappare una bottiglia di champagne e... che so, leggere qualcosa di Sylvia Plath. Oppure ripiegare su una cinetta al Lobster Shack, visto che è un localetto qui vicino. Io adoro il Lobster Shack. Grazie. Abbiamo un appuntamento. È vero. Bene. Comunque, porto qualcosa di Sylvia Plath, se ti va. Se non abbiamo argomenti di cui parlare, possiamo infilare la testa nel forno. Ah. Stavo... D'accordo, stasera. Sì. Sei meravigliosa. Grazie. Beh, sei un galantuomo. Dai, solo un ragazzo che cena con un sogno. Tu ci credi al fatto che l'aragosta ha proprietà afrodisiache? Questa è una cosa che non ho mai sentito. Beh, la scienza medica non ha mai dimostrato che un determinato cibo accresca il desiderio sessuale o la performance, ma i maschietti in genere spendono e spandono continuamente sperando che quel cibo gli sia propizio, il che fa ridere perché, voglio dire, cosa c'è di tanto sexy nel rimpinzarsi di ostriche? Niente! E lo sapevi che qualcuno mangia il corno del rinoceronte triturato? Perché è convinto che aumenti la grandezza dell'organo maschile. Il che non è assolutamente vero. E la mosca spagnola? La mosca spagnola, la conosci? Sì. Sì. Ok, quell'insetto diventa polvere, polvere di cantaride. Ci pensi? Assurdo, e negli Stati Uniti è illegale perché se ne ingerisci più del consentito ti provoca una menzione dolorosa, febbre e perdite ematiche. Sto parlando troppo, eh? No, 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 stai solo bruciando in fretta le tappe su argomenti caldi. Forse è tutta colpa di un caffè del mese scorso. Le vostre aragoste del Maine con ripieno di granchio e di frutti di mare. Gnam.
Gnam, sono gelosa. Grazie. Dacci dentro, vai. Tutti quanti questi auguri sono per te. Celebriamo il compleanno insieme a te. Non sapevo che Castoro Todd lavorasse qui. Più goloso. Celebriamo il compleanno insieme a te. Insieme a te. Un hip, 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 hurra. È vestito da Aragosta. Dovrei iniziare a chiamarlo Aragosta Todd. E un altro hip, 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 hurra per te. Tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri, cazzo! Cazzo! Che c'è? Che è successo? Che è successo? La Duchess Rhiannon. E allora? È innamorata di te dalle elementari. E allora? E allora lei è la mia migliore amica. Ma scusa, io sapevo che non vi parlavate. Infatti è così, ma non significa che non sia più la mia migliore amica o che dovrei uscire con te. Guarda che io e Ri, noi non abbiamo niente in comune. E io e te ce l'abbiamo? Sì. Ad esempio? Che so, anch'io odio Marianne, per esempio. Se è questa la magia che ci lega, dovrei uscire con tutta la scuola. Non l'hai fatto? Tanti auguri. No, non l'ho fatto. Tanti auguri a te! Dalla Masterchef! Ecco, adesso non ci vede. Il conto, scusi, può portarci... Salve. Gnam. Mi sono appena ricordata della mia pericolosa allergia ai crostacei. C'è il rischio che mi blocchi tutto il sistema respiratorio. È un buon regalo, tenga la mancia. Grazie. Grazie, mi dispiace, ma devo fuggire. Corri, su. Andiamo, andiamo, muoviti. Corri, 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 corri. Cazzo. Scusami ancora, insomma. Aspetta, ho una cosetta per te. Buono da 200 per un dipo. Bam. Io non credevo che fosse... Lo so che può sembrarti stupido, ma quel negozio ha della roba grandiosa. Ho comprato lì il compressore ad aria. Allora che abbiamo fatto stasera? Tutto il repertorio a questo prezzo. Non è così che funziona. Sta tranquilla. Dai, smettila! Io non faccio davvero sesso, nemmeno per denaro. Dico di fare sesso per denaro, ma non è vero che faccio sesso nemmeno per denaro. Dai, lasciati andare. Ti prego. Fermati. Rilassati. Rilassati. Basta! Non essere così tesa. Andiamo piccola, rilassati. Baciami. Stronzo! Che fai? Dove stai andando? Ti ho pagato! Adesso no! Dai, non fare cazzate! Cazzo! Ehi, Oliver! Todd, ciao! Va tutto bene? È solo che, niente, ho qualcosa nell'occhio. Una trave, un ramoscello, una lente a contatto, va a sapere. Ma non porti lenti a contatto. No, infatti, ecco perché lacrimavo. Olive, ehi, aspetta, ti accompagno. Hai voglia di parlarne? Cosa c'è da dire? Tutti pensano che io sia una puttana. E stasera per la prima volta comincio a crederci. Cosa? Adesso non fingere di non sapere cosa dicono di me. No, io lo so che cosa dicono, ma non vuol dire che abbocco. Chi te l'ha detto? Nessuno. Nessuno ha dovuto dirmi che tanto tempo fa a una festa c'era un ragazzino spaventato in una stanza buia che non era ancora pronto a baciare e che c'era... una splendida ragazzina che mentì per lui. Che carino, non te lo sei dimenticato. E fingo che sei stata tu la prima ragazza che ho baciato. Sì. Sì. E invece? È Rihanna. Cosa? Non te l'ha detto? Sì, è successo, che so, aspetta, direi un annetto dopo quell'episodio. Ed è stata una cosa terribile. Quella puttana! Oh mio Dio, lei sapeva quello che provavo per te. Cosa provi per te? E io che scappo dai locali perché mi sento in colpa. Ehi, sono la stronza perfetta. No, aspetta un secondo. Che cosa provi per me? Provavo. Ho detto provavo. Mi era sembrato di aver capito provo. No, ho detto provavo. Ok. Sai dove abito? Pulmino della scuola. Sì, è vero, in seconda elementare non ti ricorderai tutti gli indirizzi. Solo quelli delle persone straordinarie.
e ci sono anch'io. Sì, e trovo anche che sei bella e spiritosa. E hai sviluppato questo pensiero prima della mia trasformazione? Molto prima. Wow. Già. Perché non hai messo in giro questa voce? Io tengo le mie cose nascoste. La notorietà, per qualche ragione, non giova mai a colui che decanta, ma solo al decantato. Ah, ma dove diavolo eri il mese scorso? Olive, se ti prometto che non lo dirò a nessuno, ti fai baciare adesso? No. Come vuoi, scusa. Oh, no, volevo dire non in questo stato. Non voglio baciarti con il mascara che mi cola sul viso. E dopo che una specie di segugio attizzato ha cercato di infilare la sua lingua in fondo alle mie tonsille, che desidero baciarti fin dalla terza media. Non voglio che sia perfetto. E adesso sto vivendo un momento difficile. Scusa, devo sistemare le cose prima di trascinarti nella mia vita. E se per caso volessi esserci trascinato, potrei darti una mano. Perché adesso? Perché tutto a un tratto ti piaccio? Non lo so. Io non ho analizzato la situazione come stai per fare tu. Notte, Olive. Notte, Aragosta Todd. Ora che sapevo che c'erano anche persone per bene e gentili, le bugie dovevano finire. C'era una sola persona che speravo potesse dire la verità. Grazie. Brandon. Io l'avevo aiutato e anche se la cosa avrebbe distrutto la sua nuova reputazione di stallone etero, sapevo che avrebbe aiutato me. Oh mio Dio! Hai saputo che Brandon è scappato all'improvviso? Sì, ieri! Ha scritto un biglietto ai genitori, sono gay, belli, e ha lasciato la città con uno specchio di omone nero. Porgo le mie scuse a Mark Twain. Aspetta, eh? Che c'è? Hai detto qualcosa. Tu hai detto qualcosa. Sono tornata indietro perché tu hai parlato. Tu sei fuori. Chiamami. Ok. Andai da quelli che avevo aiutato pregandoli di dire la verità. Scordatelo, io ti ho pagato. Mi hai dato un buono regalo per l'autoricambi. Non ce l'ho neanche l'auto. Beh, pensavo che ti avrebbe ispirato. Evan, per favore, fallo per me, ok? Io l'ho fatto per te. Ora tu lo fai per me. Non si deve sapere che non sono andato in seconda base con te. Lo sai con quanti tipi sono riuscito a combinare per via di quella voce? Bravo, le ragazze sono cretine come i ragazzi. Niente di più vero. Ciao, ciao. Stava peggiorando. Onora tuo padre e tua madre. A causa delle sue condizioni di salute, Micah fu spedito a smaltire la convalescenza dai nonni a Palatka, in Florida. E se c'è una cosa peggiore della clamidia, è la Florida. Non commettere adulterio. Togli le mani dalle bacche del bosco. Olive, la vita è piena di scelte. Io ne ho fatta una sbagliata, però l'hai fatta anche tu. Ora non vedo altra alternativa se non quella di vivere con la colpa. La mia colpa deriva dall'imprudenza, eccetera, la tua dalla menzogna. Abbiamo fatto le nostre scelte e vivremo con le conseguenze. O forse la soluzione è dire la verità, così lei finirà in prigione. Allora, prima cosa, lui è maggiorenne, d'accordo, è assolutamente legale nello stato della California, ho controllato, ti assicuro, è maggiorenne. E seconda cosa, giochiamo al gioco tu a chi crederesti, va bene? Allora, prova a chiederti se fossi un adulto, a chi crederesti, eh? A chi crederesti? A chi crederesti? A chi crederesti? A chi? Grazie, Olive, puoi andare. Sì, la professoressa Griffith era il male puro, ma non avrei dovuto fare quello che ho fatto. Sua moglie ha la clamidia e va a letto con uno studente, gliel'ha attaccata e prova a dare la colpa a me. Cosa? Mi dispiace. Professor Griffith, se mai dovesse vedere questo video, le chiedo scusa, ho sbagliato a dirglielo. Come gliel'ho detto, cioè a dirglielo. Non dovevo farlo. Vede, non mi sento in colpa per aver mentito per coprire sua moglie, ma odio me stessa per averle detto la verità.
Mi dispiace tantissimo. Quella sparata, sebbene rispondesse a verità, aveva messo fine a un matrimonio. Ripensandoci, questa è la cosa che mi fa più male. Tutti quelli che sanno la verità o sono fuggiti o non confesseranno mai. E Marianne Bryant e i suoi discepoli devoti ora pretendono la mia testa. La cosa più terribile è che non mi sorprenderei se il preside mi espellesse. Ho vissuto una situazione simile alla tua età. Cioè, dicevano che eri una puttana? Avevo un'orribile reputazione. Gli epiteti fioccavano come nespole. Perché? Perché ero una troia. Andavo a letto con un sacco di gente, un mucchio, una vagonata, una montagna, soprattutto ragazzi. Mamma! Lo so, ero scatenata. Prima che tuo padre venisse a salvarmi, avevo un'autostima che neanche... Ficcami questo foulard in gola finché non morirò asfissiata. Che coraggio, è tutto vero. Voglio morire! Sì, quello che ti ho raccontato è tutto vero. Ed ero anche un'abile contorsionista. Guarda, riuscivo anche a mettermi la gamba dietro la testa. Smettila, e a camminare... Smettila adesso, vuoi smettere? Non mi importa, non vedi che sono un impiastro? Non è vero, Alex. Sei meravigliosa. E affronterai la cosa come ho fatto io, con un indiscutibile senso dell'umorismo. Solo che tu sei più intelligente di me, quindi ne uscirai molto meglio, tesoro. Grazie, mamma. Comunque riuscivo a girare la gamba fino a... No. Dai, smettila. Beh, era giunto il momento di mettere a tacere i pettegolezzi raccontando la mia versione. Per questo ho deciso di mettermi sul web. Quindi, al lavoro. Parte 5. Non saranno bollicine, ma un bel botto. Per oggi era previsto un altro dei nostri ridicoli raduni pre-partita. Todd aveva chiesto alla banda di suonare il pezzo più sexy del repertorio. Dovevo creare un interesse tale da spingere tutti a tornare a casa e collegarsi alla rete. C'era ancora una mise che non avevo sfoggiato e avevo calcolato 30 secondi per farmi ascoltare. E poi volevo un'esibizione tutta mia. Così, per giocare. Con la partita di basket, ma andiamo. Preferite incitare i castori o guardare la sottoscritta che se ne fa uno? Cosa credi di fare, signorina? Avanti, vieni nel mio ufficio! Adesso non è il caso, devo incontrare il mio ragazzo e il resto della scuola, ma credo che prima di espellermi dovrebbe parlare con la professoressa Griffith, perché lei è in grado di convincerla a farmi restare. Forza, castori! Eccovi tutti qui davanti, che aspettate fuori dalla camera da letto che baci Todd, che ascoltate la mia messa in scena con Brandon, che pagate le mie menzogne e che mi affibbiate epiteti sgradevoli. In pratica è quello che è successo a Esther nella lettera scarlatta. Tranne per il fatto che c'è una cosa che i film non dicono. Quanto ci si senta di merda essere un emarginato, ha ragione o no? Sapevi che amo questa canzone? Ho tirato a indovinare.
Mi sembra di capire che mi hai seguita sul mio sito. Sono ancora connessa. Ne hanno avuto abbastanza di te, metaforicamente parlando. Ho preso il tosaerba del mio vicino e sono felice come un canarino. Ehi, hai fatto una rima! Lo so, ci ho pensato un minutino. Ecco, mi sto arrivando. Sì, è Todd. Non che vi debba altre strambe confessioni, ma adoro questo ragazzo. E chissà, potrei anche perdere la mia virginità con lui. Non so quando succederà, magari sì, magari tra 5 minuti da adesso, o stasera, o tra 6 mesi, che ne so, oppure la prima notte di nozze, ma la cosa veramente straordinaria è che la cosa non vi riguarda minimamente. Aspetta, dove vai? Ma io credevo che si sarebbe tolta i vestiti, cavolo, da forse li hai tolti i vestiti. È una puttanata. Andiamo. Stai scherzando, spero. Polizia, ti ho visto! Jack! Will you stand above me? Look my way, you'll never love me. Rain keeps falling, rain keeps falling. Ray, mi dispiace di averti mentito. Beh, credo proprio di sì. Dai, Jim, ora mi metto io al timone. Non è necessario, Huck. Io adoro il timone. Yeah.